Ciao 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 a tutti. Oggi voglio mostrarvi tre abiti che ho acquistato in AliExpress dallo stesso venditore, mi sono appena arrivati, perché volevo provare a acquistare anche appunto abiti, cosa che non avevo fatto in questi anni in cui sto acquistando molte cose in AliExpress. Sono nella camera che era dei miei figli, i due gemelli. Vi faccio vedere lassù la foto del mio papà, che è sempre qui, anche se manca da quasi 44 anni. Però vabbè, andiamo oltre. E appunto volevo fare questo tentativo di acquisto di abiti, rischiando sia sulla taglia, sia sulla qualità, che già non mi aspettavo che fosse un granché, perché insomma, già il costo meno di 10 euro ciascuno, e quindi potete immaginare. Allora, sono stati unni, diciamo, sia per la qualità che per proprio il globale dell'abito, che non erano, cioè, a parte uno, non erano esattamente come dicevano di essere. Allora, ve li faccio vedere subito. Questo è il primo. Lo prendo qui così lo vedete. Questo è tutto di cotone, quindi sul materiale niente da dire. Io li ho già anche lavati per vedere la resa. Non ha lasciato colore, non ha assolutamente, non si è ristretto, niente, cotone. Però è un cotone molto molto grezzo, diciamo, non è un bel cotone morbido, è duro, duro come tessuto, piuttosto pesante per essere un abito estivo con gli spallini sottili. E in più, allora, nella foto il vestito arrivava fino ai piedi e aveva una bella linea fluida, un po' svasata, insomma mi aveva attirato per quello. A me in estate piacciono molto gli abiti lunghi, fin quasi a terra. Questo arriva nemmeno al polpaccio, quindi delusione. Lo mettiamo qui, prendo il prossimo. Il prossimo è questo. Questo mi ha soddisfatto parecchio sia come tessuto, perché è lino e cotone. È fatto così l'abito a sottoveste con un pizzetto qui, il pizzetto in fondo. Vedete, anche abbastanza finito bene. È foderato, quindi non è trasparente, però anche questo nell'immagine, nella foto, era lungo fino ai piedi ed era svasato, invece ha questa linea comunque non proprio svasata, un po' a sacco, diciamo. Non sì, indosso sta anche bene, però non era quello che mi aspettavo. Quindi niente, sì, carino anche come qualità, diciamo, questo però non è assolutamente quello che mi aspettavo. E questo è l'ultimo. Questo invece è esattamente come era nella foto, è quello che ho pagato meno, molto leggero. Scusate, ma mi si è un po', ecco. Lungo, 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 lungo. Anche questo rifinito abbastanza bene, linea svasata come prometteva nell'immagine, ha questo scollo a V rifinito abbastanza bene anche questo, pagato pochissimo, circa 8 euro mi sembra. Indosso sta bene, mi sta veramente bene, fa una bella figura, mi dà una bella linea, poi la lunghezza proprio come volevo io, fino ai piedi. L'unica pecca, che lo sapevo, è perché era scritto specificatamente nella descrizione, ma è completamente in poliestere, quindi questo lo metti una volta se fa caldo e poi devi lavarlo subito, perché il poliestere addosso sulla pelle sapete che non è un granché, fa sudare, poi già io sudo di mio. E comunque vabbè, mi è piaciuta molto anche la fantasia. La lunghezza, appunto, il fatto che sia, vedete, bello svasato sul fondo. Peccato il materiale, che non è un granché, ma d'altronde per il prezzo per cui l'ho pagato
è anche comprensibile. Comprerò altri abiti in AliExpress? Probabilmente no, no. Magari sì, se troverò qualche occasione particolare per non spendere troppo, insomma, se spendo 8-9 euro per un abito si può anche fare. Ripeto, questo mi piaceva particolarmente, però il poliestere non è proprio che rientri nei miei materiali preferiti, però vabbè, ripeto, vale quello che ho speso. Io vi ringrazio per la visione, mi scuso se il video sarà un po' tremolante, però questo era il punto migliore per mostrarveli appesi. Vi ringrazio per l'attenzione, un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!